architetto Scarabicchi, progettista dell'ANST, cosa ha significato mettere mano a un immobile che aveva tanta gloria in passato ma è stato poi abbandonato per 80 anni? Ma dunque, questo è una grande emozione sicuramente e un grande orgoglio di essere stata coinvolta nella ristrutturazione di questo edificio che ovviamente dopo 80 anni di abbandono aveva subito un enorme deterioramento sia nelle parti strutturali che in quelle legate alla finitura e ai decori. Quindi è stato tutto un progetto di ricostruzione filologico anche con i restauratori per recuperare tutta la tradizione visibile e anche quella invisibile durante i periodi di demolizione. Infatti sono stati scoperti 5-6 strati di diverse tappezzerie, per esempio, e addirittura anche disegni che erano stati poi nascosti da intonacature o pitture successive. E quindi l'intenzione è quella di ridare luce e recuperare tutta questa parte di tradizione così importante per la città di Bordighera sicuramente, ma per una parte importante dell'Italia. Teniamo conto che è un manufatto con un vincolo di tipo monumentale e a Bordighera ce ne sono ben 46, quindi è una terra ricca di un patrimonio edilizio architettonico di rilievo, un'architettura eclettica a fine secolo, voluta fortemente da chi ha costruito la struttura alberghiera nell'1888, che è appunto il cavaliere Angst, che ne ha costruito, diciamo, l'edificio è stato costruito per fasi e in qualche modo questa fase con sopraelevazioni, aggiunte di corpi, aggiunti di elementi e quindi questo che rappresenta un ulteriore aggiornamento, se così possiamo dire, che recupera tutta la storia ma in qualche modo l'aggiunge con un linguaggio sì contemporaneo come quello della serra ma che si inserisce nella tradizione degli edifici fino all'800 inizio 900. Sarà pronto quando? L'anno prossimo, nel 2023. Quindi i lavori vanno avanti secondo cronoprogramma? I lavori stanno andando avanti, sì, con una buona accelerazione in questo periodo, dovuta anche alla clemenza del tempo, devo dire. Quindi ci ha consentito di chiudere la copertura, chiudere il tetto, siamo già alle partizioni interne, tutti i finimenti sono in produzione da manifatture esterne, ferramenti, vetri, portali, porte. Zenito, una presentazione di quello che sarà l'ANST quando sarà trasformato in condominio di lusso e stanno andando avanti i lavori come altri cantieri che ci sono in città. Sì, finalmente vediamo la luce della fine di questo cantiere, nell'arco probabilmente dei prossimi 12 mesi saranno consegnati gli appartamenti e possiamo così avere anche una nuova viabilità per la Poggiola. Questo è il segnale importante che noi abbiamo per la nostra città con tanti altri investimenti privati che stanno giungendo sul nostro territorio, dall'Hotel Savoy a Via Trento. Questo è il segnale davvero che a fianco alla spesa pubblica arriva anche la spesa privata. In un momento così difficile per la nostra economia, questo è il segnale più incoraggiante che possiamo avere. E il progetto dell'ANCS, di riqualificazione dell'ANCS, era legato anche a quello del Parco Hotel, del Palazzo del Parco, però hanno deciso di monetizzare gli oneri di urbanizzazione e il Comune si farà carico. Come stanno andando avanti? Questa abbiamo chiuso e sottoscritto questa nuova parte della convenzione, adesso apporteremo quelle modifiche insieme alla conferenza dei capigruppo, nelle commissioni urbanistiche e arriveremo poi a una modifica quindi del progetto definitivo per poi metterlo a gara nel giro di pochissimi mesi. Assessore regionale Scaiola, eravate qui alla posa della prima pietra qualche anno fa col presidente Toti e ora di nuovo qui. Sono quasi ultimati i lavori. Sì, è una grande soddisfazione. Diciamo la grande collaborazione tra pubblico e privato, una sinergia con il comune di Bordighera, con noi di Regione Liguria, insieme a un privato che ha visto lontano e che è intervenuto su un immobile che oramai era in disuso, in stato anche di abbandono da moltissimo tempo, per riqualificarlo, quindi una grande operazione urbanistica che abbiamo seguito con gli uffici regionali e che porterà del bello qui sul territorio di Bordighera, ma soprattutto porterà anche economia, investimenti, lavoro e quindi è quello che noi vogliamo sul nostro territorio, lo vogliamo qui nel Ponente che ha una valenza, un valore turistico enorme, ma lo stiamo realizzando in tutta la Liguria.
i privati si stanno scoprendo il nostro territorio, quindi credo che sia una sinergia vincente per fare le cose bene.